Conferenza stampa dai toni forti e decisi, quella di questa mattina del candidato al Consiglio regionale Emilio Nasuti. L'incontro è avvenuto a margine della visita del candidato presidente, il senatore Marco Marsiglio, al Renzetti di Lanciano, dove l'ingresso ai reparti è stato in un primo momento negato ed è stato consentito solo in extremis nei reparti di cardiologia. Emilio Nasuti, già in regione per 2 legislature, non ha dubbi su quanto nessuno degli attuali candidati sia realmente in grado di affrontare la partita alla regione. Non hanno competenze, non sanno cosa è necessario fare per portare i fondi sul territorio, cosa che Nasuti ha fatto con ben 25 milioni di euro in opere pubbliche arrivate in città. La Giunta Pupillo ha inaugurato opere avviate e finanziate da me, e a chi non ci ha fatto entrare questa mattina in ospedale chiede: dove sono finiti gli 80 milioni di euro che erano previsti per il nuovo Renzetti? Un plauso infine lo ha fatto alle liste civiche di minoranza in comune, le uniche che stanno facendo scudo contro un'amministrazione, dice Nasuti, che amministra perché ha diviso. 5 anni di completo abbandono da parte del Consiglio regionale del nostro territorio, credo che questo territorio meriti molto di più, merita soprattutto avere una voce autorevole all'interno del Consiglio regionale, ma soprattutto una voce che dia le risposte al territorio. 5 anni, 32 consiglieri regionali, 8 del nostro territorio, di cui io non riesco a ricordare i nomi. È una città che sta morendo, una città che necessita di leggi regionali, di azioni del Consiglio regionale. Io voglio ricordare solo che fino a quando ci sono stato io, da quelli che erano i meccanismi del settore culturale, dell'artigianato, dell'agricoltura, i fondi sono arrivati, delle infrastrutture, delle strade. Immaginiamo che è morto l'estate musicale frentane. Il Mastro Giurato non ha più finanziamenti, le strade sono ridotte al collasso. Se prima per andare all'autostrada ci mettevamo una giornata, adesso con un sistema di rotonde, grazie ai finanziamenti ottenuti, facciamo velocemente. Abbiamo risolto il problema dell'inquinamento sul Feltrino attraverso sempre emendamenti miei. Questo sta a significare che cosa? Che la padronanza e soprattutto conoscere il territorio significa tramutarli in leggi, significa arrivare in regione, dare risposte. Questo territorio merita questo. Oggi sei molto arrabbiato in ospedale per la visita del candidato presidente Marsiglio. Che è successo? Ma mi sono arrabbiato perché la direzione non ci ha fatto entrare per motivi di privacy, perché ha addotto il fatto che nei reparti non si potesse entrare per fare visita. Evidentemente noi abbiamo sbagliato l'orario di apertura del reparto, dovevamo andare durante le visite perché nei reparti mi risulta che si può entrare. Mi risulta anche che le passerelle da parte degli uomini della sinistra ci sono state, però bontà loro, noi siamo andati a vedere un ospedale che io dico sempre, gli ospedali si chiudono per atto aziendale, ma si chiudono anche per eutanasia. Il nostro ospedale lo stanno facendo morire per eutanasia. Hanno commesso danni inenarrabili perché primari mortificati, primari non riassunti, aveva un personale mortificato, assenza di personale non riposizionato. Abbiamo un ospedale che, ahimè, deve dare risposta quotidianamente a un intero territorio, a un'intera città, eppure non hanno permesso nemmeno di farci vedere le tante anomalie, reparti dove lavori conclusi non più di un anno e mezzo fa, pavimenti scoppiati, amianto non bonificato. Di che cosa vogliamo parlare? Ecco perché necessita ancora di più che ci sia una voce forte che riporti tutte queste cose all'interno del Consiglio regionale. Aggiungo anche che l'ospedale di Lanciano, nel mentre io ero consigliere e soprattutto presidente del bilancio della regione, avevamo stanziato 80 milioni di euro per il nuovo ospedale. C'è stato un balletto tra l'amministrazione e la direzione generale su dove ubicare l'ospedale, se in Val di Sangro, se al Mario Negri, se a Villa Martelli, se lasciarlo al centro. Sono passati oltre 7 anni, gli 80 milioni di euro io non so dove sono finiti e l'ospedale sta crollando.